Le eruzioni esplosive immettono nubi cariche di frammenti di rocce e ceneri fini a grandi altezze nell'atmosfera. La cenere è sospinta dal vento su vaste aree. Gradualmente rocce e ceneri ricadono al suolo con i materiali più grossolani che si depositano più vicino al vulcano. La caduta di rocce vicino alla bocca eruttiva può causare morte o lesioni. Le persone sorprese dalla caduta di rocce dovrebbero proteggersi la testa e cercare rifugio al chiuso, anche se le rocce più grandi possono sfondare i tetti e causare incendi. Le persone che vivono sotto vento, rispetto ad un'eruzione, sono esposte al rischio di cenere vulcanica, anche a distanza di centinaia di chilometri, sia nel corso dell'eruzione che nei mesi o anni successivi, quando la cenere viene rimessa in sospensione dal vento o dalle attività umane. La cenere vulcanica è irritante per la pelle, gli occhi, i polmoni e può incidere sulla respirazione. Gli anziani, i bambini e quelli che soffrono disturbi cardiaci o respiratori cronici sono particolarmente vulnerabili e dovrebbero evitare l'esposizione che può scatenare patologie come l'asma. Strati di cenere possono ricoprire il territorio e gli edifici. I tetti possono collassare sotto il peso di spessi strati di cenere, specialmente se si bagna. La cosa migliore è evacuare le aree vicino al vulcano. Ma se ciò non fosse possibile, è bene cercare riparo in edifici robusti, evitando quelli con tetti piatti. L'agricoltura può subire il danneggiamento o il seppellimento di raccolti e macchinari. Il bestiame può morire o subire lesioni gravi a causa dell'ingestione di cenere o del limitato accesso a cibo e acqua non contaminati. Le riserve idriche e i sistemi di trattamento delle acque reflue possono essere compromessi da danni, interruzioni o contaminazione. Tutte le forme di trasporto possono essere interrotte o bloccate durante la caduta di cenere e nei giorni successivi. Intense cadute di cenere possono ridurre la visibilità e rendere le strade scivolose. I veicoli si possono fermare quando la cenere ostruisce i motori. Aeroporti, ferrovie e porti di solito vengono chiusi. I voli possono essere cancellati perché la cenere in sospensione può danneggiare in modo irreparabile gli aerei. Gli scienziati e le autorità competenti possono fornire informazioni su quali aree saranno maggiormente colpite dalla caduta di cenere. Per chi vive vicino ad un vulcano, avere un kit di emergenza può essere molto utile in caso di eruzione. Se ci si trova all'aperto o in ambienti con molta cenere, è opportuno indossare una maschera che impedisca l'inalazione di particelle fini. Coprire la bocca e il naso con un panno può fornire una protezione minima. È bene tenere la pelle coperta, togliere le lenti a contatto e proteggere gli occhi. In caso di evacuazione, è necessario seguire tutte le istruzioni e non tornare fino a quando non viene indicato che è sicuro. Se si cerca di rimuovere la cenere, bisogna prestare attenzione a cadute o al rischio di infarti che possono causare morti e feriti. Gli spessi strati di cenere possono essere pesanti e venire facilmente risospesi in aria, causando problemi respiratori. Molte persone vivono in aree colpite frequentemente dalla caduta di cenere. Una buona preparazione e operazioni di pulizia coordinate e ben organizzate possono aiutare a convivere con i vulcani.